Questa sera, insomma, meritavamo di vincere, insomma, è stata una partita al senso unico nel secondo tempo, però al di là di questo, perché anche se avessimo vinto, probabilmente il nostro destino era giocarci i play-out, quindi non entro nel merito, però mi chiedo, cioè a noi hanno cacciato, forse voi non lo sapete, hanno cacciato un'intera panchina. Stasera ci hanno mandato fuori l'arbitro tra primo e secondo tempo. Al di là, guarda, io non voglio entrare nemmeno nei commenti perché poi ci criticano ogni volta quando tocchiamo gli arbitri. Oggi due rigori netti, andatevelo a vedere nelle immagini, due rigori netti non dati, però non fa nulla. Io non contesto questo, poi sta la capacità, insomma, degli arbitri di capire se un'azione è rigore o no. Ma io una panchina intera che non è potuta entrare in campo perché davamo fastidio al quarto uomo. Non capisco, cioè, io seguo il calcio da quando ero bambino, se non so se voi vi ricordate, un'intera panchina cacciata dal primo e secondo tempo non l'ho mai vista, né in Serie A, né in Serie B, né in Serie C. Beh, diciamo, è una stagione. Beh, voglio dire questo: se avessimo vinto questa sera non eravamo matematicamente, diciamo, ai play-out. Perché se Montevarchi domenica perdeva a Gubbio e noi vincevamo a Carrara, eravamo salvi, perché per gli scontri diretti noi avevamo vinto, quindi non eravamo, cioè non era la stessa cosa. Però al di là di tutto, insomma, adesso bisogna essere felici, secondo me, non felicissimi per carità. Ma come eravamo messi prima, insomma, al girone d'andata abbiamo fatto effettivamente pochissimi punti. In casa soprattutto abbiamo fatto pochissimi punti, abbiamo fatto solo due vittorie e quindi ci sta che una squadra che vince solo due partite in casa si giochi i play-out, insomma. Noi diciamo abbiamo tantissimi rammarichi di quest'anno, anche questa sera, l'ultimo questa sera, cioè, ripeto, due rigori. Il secondo tempo giocato a senso unico, il gol del primo tempo di Polidori a tu per tu col portiere, non ha preso la porta, i tre tiri sulla stessa azione, insomma, al secondo tempo i ragazzi ci hanno messo impegno. È chiaro, è una stagione difficile per noi, è stata tribulata fin dall'inizio, quindi dobbiamo stringere i denti, la squadra la vedo bene, e cercare di salvare la categoria. Questo è il nostro obiettivo, insomma. Vabbè, ma una situazione del genere, guardate, la situazione nostra è difficile, per cui non si può imporre scelte con i giovani per il mister, insomma, eppure la situazione che ci ha condizionato nel far giocare i giovani oppure no. E quindi è chiaro che non ha avuto lo spazio che noi avremmo voluto dare ai giocatori come Tuffizzi, come lo stesso Marenco, no? Che è un difensore che ha fatto bene le prime partite. Adesso dobbiamo pensare a salvare la categoria. Guardate, non parliamo dei giovani, meno giovani. Adesso quello che è importante è cercare di arrivare. Il futuro è tutto da scrivere, diciamo, perché questo è un club che comunque ha mille prospettive, ha giocatori forti, insomma, in rosa, giovani di proprietà importanti, ha il progetto dello stadio. Se ne è parlato questa settimana, però è un progetto concreto, insomma, adesso partirà il bando, credo, della progettazione. Quindi è un club che sicuramente avrà un futuro roseo con o senza di me, insomma. Una cosa che vi dico, la dico, cioè non è che la categoria influenzerà le scelte, cioè, assolutamente. Cioè, io non sono una persona, se decido di rimanere o decido di andare via, non dipende dalla categoria, questo ve lo assicuro, non sono una persona che abbandona il campo nelle difficoltà, questo potete metterci la mano sul fuoco. Quindi, però, ripeto, il primo passo è salvare la categoria. Per noi abbiamo i giocatori che abbiamo pagato, giovani che abbiamo pagato, che vogliono squadre, ripeto, di Serie B, Serie A. Quindi perdere la categoria per noi significherebbe veramente tanto, insomma, al di là di chi rimane e il futuro che sarà, significa perdere la primavera 2 e tutto quanto.